Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo presentare Trisider, che serve per creare discussioni, sondaggi attraverso il brainstorming, scambiare idee, le idee possono anche essere votate, non è richiesto registrarsi per rispondere, si può anche non registrarsi per creare domande. Se ci si registra si ha la possibilità di inserire un logo e un background alle domande. Funziona da qualsiasi dispositivo. Ottimo per l'apprendimento online interattivo. È utile usare Trisider nella DAD, didattica digitale a distanza, e nella DDI, didattica digitale integrata, per dare interattività e spessore mobile all'apprendimento. Gli effetti sono quelli che mette in movimento la classe su un problema disciplinare o sociale. Coinvolge gli studenti nell'approfondimento, ricerca e documentazione, crea soddisfazione nella partecipazione, allena il dibattito. Andiamo ora a vedere l'applicazione. Scrivete Trisider nella finestra di ricerca del browser e poi cliccate sul primo risultato utile. Vi rimanda Trisider quindi nel dashboard e io sono già registrata, voi lo potete fare o non fare. Ora entriamo con la nostra question qui. Enter your question here. Scriviamo magari cosa sono le competenze. Go. E ora aggiungo una description qui. Interagisci a questa domanda, a questa questione. Aggiungendo aggiungendo idee. Commenti. Pros and cons. O votando le idee presenti. Save. Allora adesso aggiungo una nuova idea, add idea. E vedete che mi dà la possibilità di quindi mettere la mia nuova idea qui, il titolo. Cosa intendiamo per competenza? Poi possiamo mettere una descrizione, add description. Posso aggiungere un'immagine
Add image, scelgo il file dal mio computer, scelgo questa immagine, apri, save. Quindi vedete che ho postato la prima idea. Ne posto un'altra, Add Idea. Metterò anche qui una descrizione della metafora dell'iceberg per quanto riguarda proprio la competenza. Add image, scegli file, quindi l'immagine dell'iceberg, apri, save. E così posso continuare a implementare idee sull'argomento, poi posso chiedere quindi una volta che ho condiviso questo Trisider di interagire agli studenti o agli altri utenti aggiungendo un argomento ad argument che può posizionarsi a sostegno oppure contro il post che è stato messo, e posso anche chiedere di votare l'idea. Quindi vado in Share and Invite e qui ho la possibilità di invitare i partecipanti o tramite mail o Facebook o Twitter o LinkedIn. Questo comunque è il link che posso condividere questo con i miei compagni con cui voglio discutere. Quindi posso anche inviare questo link oppure metterlo nelle piattaforme, inserirlo nelle piattaforme. Quindi, riassumendo, con questa applicazione posso avviare un brainstorming con gli utenti molto costruttivo e posso invitarli. Noi ne abbiamo fatto uno base, cosa sono le competenze, abbiamo dato una descrizione, abbiamo messo due idee che possono essere poi commentate con degli argomenti pros, cons, and cons, oppure votate. Buonasera. Tuttavia, prima di lasciarvi, volevo dirvi che è possibile embeddare il Trisider in un blog o un website. Vedete che vi dà questa possibilità e vi dà la possibilità di scegliere la larghezza e l'altezza dell'applicazione e anche di copiare il codice embed da utilizzare, da mettere quindi sulla piattaforma. Davvero ora ho concluso e vi saluto.